Allora, siamo con l'assessore Maurizio Manzanta, torna quest'anno dal 7 al 9 dicembre ad Ostra, il cioccolato, una tradizione del gusto per allettare un po' tutti i palati. Sì, diciamo che siamo una mini Perugia qua ad Ostra, abbiamo portato diversi espositori artigiani di cioccolato e quindi chi verrà potrà trovare un vasto assortimento di cioccolato di produzione appunto artigianale. E questo è un po' il cuore della nostra manifestazione perché crediamo che la qualità debba essere sempre al primo posto. Una cornice suggestiva, quella del centro storico di Ostra, in più anche tante iniziative per i bambini. Sì, oltre ad avere questa mostra mercato sul cioccolato, logicamente la manifestazione prevede una serie di eventi collaterali come la partecipazione degli eventi per i più piccoli, a partire da spettacoli che sono stati allestiti apposta per loro, alla partecipazione anche di laboratori artigianali per far vedere come il cioccolato poi viene lavorato e qual è il percorso per avere il cioccolatino, quindi prodotto finale. Ed oltre a questo abbiamo allestito anche angoli del centro storico con concerti e comunque eventi più svariati. Per i più grandi possiamo trovare comunque delle sale degustazioni dove possono abbinare il cioccolato con i nostri prodotti tipici come il lacrima, il verdicchio, miele, insomma, ed altri prodotti che noi abbiamo e che sono molto qualificanti per il nostro territorio. Altro punto di forza della manifestazione è la qualità del cioccolato e dei prodotti realizzati dagli artigiani. Sì, appunto dicevamo che per l'allestimento della manifestazione sono stati selezionati degli artigiani del cioccolato, quindi non troveremo rivenditori di cioccolato in questa manifestazione, ma esclusivamente produttori e lavoratori di cioccolato. Basti pensare che la maggior parte degli espositori che verranno sono a conduzione familiare e quindi questo insomma indica la qualità e la passione che i produttori che troveremo qua ad Ostra mettono nel loro lavoro.